L'Expo, bene per l'Italia, così il sindaco Moratti in consiglio, non si esclude l'acquisto dei terreni. Le opposizioni temono speculazioni. Buonasera dal telegiornale della Lombardia, seconda edizione. In apertura dunque ai lavori del Consiglio Comunale di Milano, che stasera, dopo più di 30 sedute quasi fuori tempo massimo, ha approvato il bilancio di previsione. Via libera anche alla quotazione in borsa della SEA, la società che gestisce gli scali milanesi. In aula presente il sindaco Moratti, che ha fatto il punto sull'Expo. Vediamo il nostro servizio. Prima l'approvazione del bilancio, che è arrivata solo alla 35esima seduta dedicata alla manovra economica per il 2011. 33 sì, il no di 19 consiglieri dell'opposizione, due astensioni di UDC e FLI. Poi l'atteso discorso del sindaco su Expo, una quindicina di cartelle in cui Letizia Moratti ha riassunto quelle che crede le potenzialità dell'evento. Un appuntamento, ha detto, che va oltre il sito espositivo e anche gli orti, che ha aggiunto comunque ci saranno. È un progetto scientifico, un progetto di formazione, un progetto di cultura, questo è Expo. Davvero sarebbe molto molto triste ridurlo a se ci saranno o non ci saranno gli orti ci saranno. Niente di nuovo sulle aree, in attesa di capire con il parere dell'Agenzia del Territorio la fattibilità del comodato d'uso, ma il sindaco sottolinea: qui siamo arrivati con una scelta condivisa da tutte le istituzioni. Dal centro-sinistra il timore legato a speculazioni. Noi abbiamo un timore che Expo smarrisca il suo spirito originario, che era quello dell'orto botanico planetario, e venga invece cancellato tutto ciò da una propensione all'edificabilità, al cemento, e quindi è un Expo utile per pochi e non per tutta la collettività. Garantirò a tutti gli italiani che Expo sarà un evento rispettoso del bene collettivo, replica il sindaco. Intanto poco fa la Giunta ha dato il via libera alla delibera che permetterà il collocamento in borsa della SEA, 160 milioni di euro che entreranno nelle casse comunali. Ma la svolta per i terreni Expo potrebbero essere altri 110 milioni che il Comune ha ottenuto fuori dal patto di stabilità per le opere connesse al grande evento. Non è escluso che vengano utilizzati per acquistare le aree.